Dun dun, eccolo qua, Heidi, il gioco. Ho comprato questo gioco ormai diverso tempo fa, trovato a un mercatino dell'usato, in ottimo stato oltretutto, non è praticamente devastato, per 1 euro. E perché lasciarlo lì? Dai, per 1 euro si gioca pure la merda per provare. Prima di andare al gioco andiamo a scoprire un po' dalla cover. Allora, è un gioco abbastanza sconosciuto, su internet si trova veramente poco e niente di questo titolo. È del 2006 ed è esclusivo PC. Qua ci sono degli stralci di gameplay. È un gioco che proprio non lo conoscevo nemmeno minimamente, ma non lo conosco nemmeno ora andando a cercare su internet, perché veramente si trova poco un cazzo. Si trova più che altro l'episodio per il Game Boy Advance, ma di questo no. E quindi andiamo a provarlo, dai, su. Non leggo niente qui perché non voglio spoilerarmi nulla. Ah, prima cosa, ha avuto ben l'80% di valutazione della Gamers Hall Kids. Ok, devo dire che Lost è molto carina, cioè molto complessa per il titolo in questione. Allora, seleziona lingua. Vai. In che italiano proprio in fondo di là, proprio. Vediamo le opzioni. Beh, le opzioni sono classiche, luminosità, musica, lingua, effetti, eccetera. Abbasso giusto giusto di poco la musica, perché non so che sia molto carina. Magari poi rompe il cazzo. Ok, dai. Nuova partita. Si va. C'è da scegliere il salvataggio. Va bene, allora nome Yak, difficoltà media, dai. Sì, dai, facciamo media. Vai, successivo. I panini per il nonno. Ah, ok, devo cliccarci su. Vai. Bah, i disegni sono molto belli. Sinceramente non so cosa Heidi, aspettarmi. Clara e Peter avevano trascorso una splendida estate sui monti. Ma con l'arrivo dell'autunno arrivò anche il momento dei saluti. La salute di Clara era così migliorata che il signor Seseman l'aveva iscritta a un collegio femminile nell'Italia del Sud. E anche Heidi Madonna. sarebbe tornata con il nonno al suo paesino. Qui avrebbe trascorso l'inverno e sarebbe andata a scuola insieme agli altri bambini. Con il disgelo arrivò anche la primavera. Heidi e il nonno prepararono le loro cose e, pieni di coraggio e speranza, si trasferirono nella baita sui monti. Ed è proprio qui che ha inizio la nostra prima storia. Heidi, vieni giù! Per muoverti, usa le frecce direzionali. Ok, allora, prima di andare, qua la storia è svolta già con che c'è Clara, quindi già bla 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 si conoscono, quindi non è proprio l'inizio, è già proprio quasi la fine, quindi è una Premendo storia la barra praticamente spaziatrice, inedita. Heidi salta. Ok, c'è un bel salto, Madonna, quanto è in ritardo il salto. Madonna, qua vedo delle belle, Madonna, Madonna. Ok, Quando andiamo. vedi il simbolo con il fumetto, una persona o un oggetto deve dirti qualcosa. Premi il tasto invio quando ti trovi nelle sue vicinanze. Ok. Buongiorno, Invio. nonno. Buongiorno, Heidi. Vorrei che tu andassi subito giù in paese a prendere il cestino di panini che ha preparato la nonna di Peter. Volentieri, nonno. Ah, Madonna, che voce Heidi, che hai di. non dimenticare che anche adesso che è primavera, non bisogna sottovalutare i pericoli che la montagna nasconde. Promettimi che starai molto attenta. Ma Gli certamente. oggetti che devi raccogliere compaiono nel tuo inventario. Premi il tasto I per visualizzarlo. Dopo un po' di tempo, l'inventario scompare automaticamente. Minchia, proprio localizzato in italiano però, eh? Doppiaggio e tutto, complimenti. Allora, eccolo qua. Cestino. E le capre sono, ne sono ghiotte. Ok. Scomparirà da solo, ha detto. Faccio io, no, faccio io ancora, ok. Allora, Madonna. Dovrebbe
Devo dire che comunque, nonostante la risoluzione bassa che ha, devo dire che gira anche abbastanza, beh, fluidamente, ma non è neanche poi tanto male. Me l'aspettavo molto più marcio. Premi il tasto M per visualizzare la mappa in generale. Qui, ah, qua non parla però. Stella mostra invece arrivare a risolvere l'enigma. Chiudi la mappa. Ok, allora M. Ho capito, sì. Allora, M. La Madonna! Che mappona! Al lago, al paese, al ghiacciaio, al pascolo. Ok, io devo andare dove c'è la stellina. Ok, io sono dove c'è la freccettina. La roccia dell'eco, al burrone. Quello, il cerchietto viola, non si sa che cazzo è. Vabbè, M. Ok, andiamo. Allora, Heidi, vedo che corre. Corre piano per accelerare sempre di più. In realtà ci sono solo quelli. Corsa. Madonna, dovete vedere come cazzo si. I controlli che cazzo sono. Fai attenzione ai grossi funghi viola. Se Heidi si avvicina troppo, emanano una nube di polvere velenosa. Madonna. C'è sempre tempo per raccogliere fiori. Ok, questi sono i funghi. Ok, Madonna, proprio pieno. L'energia vitale di Heidi è indicata dalle stelle alpine. Quando Heidi subisce dei danni, perderà alcuni dei suoi fiori. Raccoglili di nuovo appena puoi. Ok, adesso praticamente intanto quel fungo sta continuando a esplodere. A me mancano altre due me. Ma che cazzo è quel robo là in fondo? Che cazzo è? Un ghiacciaio che si scioglie! È uno dei pericoli della montagna. Il nonno mi ha avvertito di stare molto attenta. Madonna, che cazzo è quel robo? Madonna, questo gioco mi sta dando tante sorprese. Vai, vai che continuiamo. Vai, vai che continuiamo. Madonna, lo sfondo che si forma, ma pian piano che si avvicina. Puoi rigenerare la Ma tua che cazzo energia che è il vitale rumore che si raccogliendo le sente? stelle alpine. Alcune possono essere nascoste in luoghi segreti. Ah, ok. Quindi se tu me l'hai detto qua, vuol dire che c'è qualche luogo segreto. C'è sempre tempo per raccogliere fiori. Cioè, ad ogni fiore mi devi rompere i coglioni con sta frase? Allora, qua non si può andare. Slavina è uno dei pericoli della montagna. Il nonno mi ha avvertito di stare molto attenta. Minchia, ma questa non è una montagna, è una trappola proprio. Tra mostri. Minchia, pure il golem c'è! Pure il golem! Oh, questo gioco potrebbe essere più interessante di quanto si pensi, eh? Potrebbe non essere una cagata. Potrebbe non essere una cagata. Certo, come controlli e tutto il resto, sì. Però magari come contenuti, Cristo. Allora, intanto ogni tanto sento una capra. Non so da dove cazzo è. Ok, lì c'è un fiorellino. Aella! Pure anche cadere. Ti fai male. Ah, si è mangiato un qualche petalino. Cazzo. No. Devo vedere che cazzo ha il rateo fuoco di questi cazzo di funghi. No, ok. Vai, corri! Ok, qua c'è un altro fiorellino. Ah, due petali. Ti danno due cazzo di petali. Oh, qua c'è una cosa segreta, scommetto. Mica, la mappa è veramente grande. Ah, qua al pascolo di montagne. No, non voglio uscire dal gioco. Rocciose più orribili si staccano grossi massi. Quando la terra inizia a tremare, resta immobile. Così Heidi non subirà alcun danno. Alla facciazza. Ok. Vacca troia. Da notare lo sfondo, da notare lo. No! Da notare lo sfondo come. Uff! Come si forma. Merda! Allora, la telecamera è orribile.
detto proprio. Ma io sento delle capre. Raccogli più stelle alpine che puoi. Se Heidi le perde tutte, dovrai ricominciare la storia da capo. Alla facciazza, qua devo stare molto attento perché non ha checkpoint. Madonna, com'è fastidioso il cazzo di suono quando cammino. Allora, vediamo i bei cartelloni. Allora, sicuramente questo. Che cazzo è? Questo è il al paese, ok. Di qua al lago, ma non posso andarci perché è chiuso. Ci sarà sicuramente l'amico Fritz. No, non c'è. E di qua si torna al pascolo, ok. Una lettera. Il postino ha perso una lettera per la signora Brugger. Si sentono rumori dei cavalli. Anche se non c'è mai, non c'è nessuno. Un villaggio vuoto. Però si sentono i suoni. Fantastico. Devo andare a trovare la nonna. Sì, vado dopo dagli altri perché sicuramente avranno una missione. Ognuno avrà una missione per sé. Dov'è adesso la nonna di Heidi? E di Peter? La gendarmeria, ok. Quindi qua no. Ah, qua è la posta, ok. Abita Felix Gramusci. Gramusci, cosa cazzo ho letto? Quindi la... aspetta. La lettera di chi era? La lettera, ma non mi dici più. Era una tizia, ma non mi ricordo chi, vabbè. Questa, vabbè, la chiesa, scommetto. Vietato l'ingresso ai... Madonna. Questo è il paninaro. Non posso, lo attraverso, ma non posso parlarci. Perfetto. Quindi il paninaro no. Vediamo se trovo sta benedetta nonna di Peter. Eccola lì. Sembra la nonna di Looney Tunes, però va bene. Allora, vediamo qui. E salto sempre, sbaglio sempre tasto. Qui Beate Zrignax. Quindi non credo che sia sua. Buongiorno, nonna. Sai, sto imparando a conoscere i pericoli della montagna. Fanno proprio paura. Lo so bene, piccola mia. E sono anche pericolosi. Ma a te non fanno paura. Un tempo, quando ero ancora una ragazzina come te, anch'io andavo spesso in giro. E quando mi imbattevo nei pericoli della montagna, mi facevo coraggio cantando a squarciagola. Sai, piccola, a volte uno yodler può fare miracoli. E come facevi a sapere cosa cantare? Una volta al negozio di Franz si potevano acquistare dei piccoli libretti di canzoni. Sicuramente esistono ancora. Trovane uno e poi torna a trovarmi. Canteremo qualcosa insieme. Oh mio Dio, no. Già che ci siamo, voglio uno spin-off su lei giovane che fa le avventure. Ah, ogni volta che si entra in una casa c'è proprio bello. Qui abita Joanna Trotorch. Mica era... No, non qui. Ah, non è qui. Ah, ok, devo premere io. Ok, non va in automatico. Beatrice, forse era Beatrice Schwom. No, non qui. No, non qui. Però può essere anche questo qui. Anche Felix. Grand Vujouf. Vediamo. No, non qui. No, non qui. Ok, cara. La Dorfli, cos'è la scuola? Sembra una scuola. Eccolo qua il negozio di musica. Ah no, questa è la posta. Che negozio di musica? Questo è vero, là il postino non è una tromba. L'ufficio del telegrafo. Sembrava una tromba. Da notare i fili elettrici. Quindi questo qua è ambientato molto dopo. Molto dopo. E sì, ci sono anche i lampioni. Perché Heidi è ambientato in teoria nel 1800. Ok, qua non si può andare. No, vai, via prima che rompo il gioco. Ogni tanto compaiono i suoni così a caso. Dei cavalli. Ok, quello allora è il paninaro. Sopra di qua non sono ancora andato, no? Allora, vediamo.
Devi guardare il magazzino di Francis. Sì, non mi interessa. Ok, prima voglio vedere. Beate Strinten? Beate. Ma no, quello di prima. No, non qui. Non sono. Ma dove cazzo è allora? Sono già stato qui. Max Krangluntli? No, non era Max No, Krangluntli. non qui. No, non è qui. Ok, questo cos'è? Ogni furto verrà denunciato. Ok, grazie. Ma dove cazzo devo andare? Allora, quello non è un paninaro.